Ciao, qui Liprandi e siamo di nuovo in collaborazione con Chicaboom, che guardate un po' ci ha spedito due espositori delle loro novità disponibili in edicola. Abbiamo quindi due collezioni diverse, sono i Pop Star, cioè dei piccoli portachiavi con quell'effetto strano sulle paillette che vedremo tra un attimo, e poi la nuova collezione di Bubble Ball Surprise. Sono Bubble Ball simili a quelle già viste in passato, ma hanno una novità che le distingue decisamente, c'è una collezione di personaggini all'interno. Allora, abbiamo un sacco di cose da mostrarvi, quindi prendiamo una collezione alla volta. I Pop Star sono dei piccoli portachiavi, anzi piccoli neanche, molto colorati, molto femminili, che hanno questo effetto speciale, stranissimo, delle paillette, che ora vedo diffuse in un sacco di articoli da femminuccia. Praticamente accarezzandole cambieranno colore, è un effetto stranissimo. E adesso, aprendole, tirando fuori dalla collezione, dalla confezione, lo vedremo ancora meglio. Il prezzo di ogni bustina, quindi di ogni braccialetto, è di 4,99€. Non sono alla cieca, cioè vediamo chiaramente che cosa stiamo acquistando, quindi semplicemente andiamo in edicola, scegliamo il nostro preferito e lo compriamo, non dobbiamo aver paura di trovare doppioni. Quindi tiriamo fuori dalla confezione, ad esempio, la prima che ho qui in mano, una stellina. Tutto questo luccichio sta dando fastidio alla mia telecamera, ma resisteremo. Dunque dobbiamo rimuovere questa figurina qua dietro, e ora finalmente si apre anche la pellicola. La prima cosa che ho preso qui in mano è una stella, potrebbe essere una stella marina se volessimo. Questo è il portachiavi, apriamo proprio un piccolo moschettone, quindi è molto semplice da incastrare in giro, oppure classico anellino portachiavi. Bellino, c'è anche una medaglietta qui con il simbolo delle Pop Star. Ed ecco la nostra stellina. Dunque, le nostre paillette hanno già, vedete, questi piccoli brillantini, sembra tutto molto luminoso, ma quando io lo accarezzo cambia colore, ecco qui, è diventata di un verde acqua, forse un blu verdastro. Riflettono, non ci sono più quelle lucette, insomma è completamente diverso. Possiamo sfruttare questa proprietà per fare in modo di magari fingere di avere un braccialetto, un portachiavi completamente diverso, si è completamente trasformato, oppure potremmo sfruttarla per disegnarci sopra qualche fantasia. Vediamo un pochino se riesco a fare la M di Marco, che è il mio nome. Ok, poi così, non ho molto spazio per farci una M, ma qualcuno di voi sarà anche più abile. Non si capirà mai che è una M, ma si capisce che la stellina ha cambiato colore. Allora, vediamo un po', qui ad esempio abbiamo invece un barboncino, quindi un piccolo cagnetto con una pettinatura buffa, e cerchiamo di tirarlo fuori dalla confezione. Di nuovo è agganciato al blister con il suo moschettone, e il nostro barboncino diventerà bianco, immagino. Esattamente, passa dall'essere dorato all'essere bianco. Sembra proprio una piccola magia. È spettacolare l'effettino di queste paillette che stanno mettendo dappertutto adesso. Voilà. E tra l'altro ricorda un pochino la pelle di un pesce, queste piccole squamette. Barboncino, facciamolo diventare tutto bianco. Ok, anche le zampette. Sì, più o meno siamo riusciti a fargli cambiare colore. Quali altri animaletti abbiamo a disposizione? Cosa c'è? Ecco qui la nostra checklist. Abbiamo barboncino, visto, perfetto, stella, vista, delfino, orsacchiotto, cuoricino, coda di sirena, gattino, cactus, un unicorno, la farfalla, una corona e poi la testolina dell'unicorno soltanto. Questo è il gattino, carino, lui ha una sfumatura di rosa biancastro, quindi anche senza sfruttare la sua proprietà speciale il colore è molto molto carino, cangiante. E poi qui abbiamo un bel delfino che giustamente è blu. Poi cosa vediamo qui? Il cactus, che è verdastro più o meno. Eccolo. Quante luci, stiamo cercando veramente di farle impazzire questa telecamera. Qui abbiamo l'unicorno finalmente. Beh, rosa mi sembra pertinente. Poi voglio aprire ancora. Beh, prendiamo il cuoricino che è quello più grande. Guardate, questo è veramente enorme. Qui sì che avremo lo spazio per
lasciare un messaggino a qualcuno se vogliamo. Allora, proviamo qua sopra a mettere la nostra M di Marco o la L di Librandi, sarà più facile fare la L di Librandi, perdonatemi, sarà più semplice, io scelgo la strada più semplice. Facciamo la L di Librandi sul cuoricino rosso e scriviamo in dorato, carino. Voilà, ecco qui la L di Librandi sul cuoricino rosso. Beh, sono veramente d'effetto. Carini. Vediamo un pochino, nel nostro espositore non era presente nessun doppione, credo, quindi vale la teoria di qualcuno secondo cui se andiamo in edicola dovremo avere a disposizione subito tutta la serie, però dobbiamo sbrigarci perché altrimenti qualcuno si porterà via il cuoricino e noi non lo troveremo più. Quindi quelle che abbiamo visto adesso sono i Popstar. Prezzo 4,99 euro a bustina, ma non sono alla cieca, possiamo scegliere quello che vogliamo. Carini. Passiamo alla prossima collezione. E qui abbiamo i Bubble Ball Surprise. Abbiamo già visto in passato i Bubble Ball. Questa volta abbiamo le stesse vecchie caratteristiche, quindi un po' di metallizzato, qualcosa che brilla al buio, ma in più dentro ogni pallina c'è un personaggino collezionabile nascosto in mezzo allo slime. Per scoprirlo dovremo strizzarla bene e vedere in quale bollicina è andato a finire. Allora, apriamo la prima bolla, tanto per cominciare, così scopriremo che cosa c'è qui dentro. Dunque, questa qui ha la retina verde, mentre sembra essere tutto dorato il contenuto. Dunque, diamo un'occhiata alla checklist che abbiamo qua dentro. Abbiamo Galaxy Slime, Crunchy Jelly, insomma, dei nomi strani che descrivono i colori disponibili all'interno. E adesso che strizzo la mia Bubble Ball, vediamo tutte queste bollicine. Da qualche parte qua dentro c'è un personaggino segreto. Fateci sapere quando riuscirete a vederlo, perché devo vederlo anche io dove sarà andato a finire. Ci sono tantissimi personaggi diversi, quindi dobbiamo vedere un pochino dove salterà fuori. Sì, l'ho visto, è qua dentro da qualche parte, è qui dentro da qualche parte, eccolo qui, è minuscolo. Allora, lo vedete? Eccolo qui, piccolino, sembrerebbe un maialetto, con gli occhietti e rosa. Abbiamo trovato un maialetto disperso qua dentro, è minuscolo, eccolo qui. Il primo l'abbiamo riconosciuto, va bene, torna dentro tu. Uop. Mamma mia, veramente nascosto. Chi c'è qua dentro? Vediamo un pochino la seconda Bubble Ball. Tra l'altro qua vediamo anche l'etichetta del prezzo, 2,99 euro per ognuna di queste Bubble Ball. Qui forse sarà più facile scoprire qual è l'animaletto nascosto perché non ci sono i brillantini. Allora, forse ho parlato troppo presto, perché il colore dello slime è dorato, da verde si trasforma in dorato. Uop. Dov'è il nostro personaggino segreto nascosto? So già che qualcuno di voi sarà un pochino più vandalo e cercherà di scoppiare le bolle fino a far uscire il personaggino collezionabile. Dove sei? Fatti vedere. Uop. Uop. Dunque io qui non ho ancora visto, questo però non è trasparente, è difficile vederlo qui dentro. Naturalmente qualcuno di voi potrebbe passare del tempo in edicola a strizzarle per vedere di far saltare fuori l'ometto, ma io non ve lo consiglio perché non è mica semplice. Allora, non ti vedo, dove sei, dove ti nascondi? Cerca di dirmi qualcosa, fammi un cenno in qualche modo. Mettiamolo qua da parte. Passiamo a questa, che potrebbe essere una di quelle che brillano al buio, forse. Dopo faremo il nostro solito test per la fosforescenza e scopriremo se qualcuno di loro brilla al buio. Strizziamo questo, di che colore diventa? Diventa rosa, viola.
Beh, la trasformazione del colore è molto spettacolare. Ma dov'è l'omino? Dove ti sei nascosto? Proviamo con un altro sui colori più trasparenti. Quindi questo qua. Sì, qui già si intravede. Ce l'ho sott'occhio. No, non fare così. Devi... Su. Vedo qualcosina qui, qua dentro. No, l'ho perso. L'ho perso. È andata a finire chissà dove adesso. Strizziamo tutto. Deve ricomparire. Torna dentro. Sei là sotto, ti vedo. Devo uscire da qualche bollicina. Sei qui dentro, ti ho visto. È azzurrino questa volta. È proprio una vera caccia al tesoro. Dove ti sei nascosto? Oh. Guardate un po', è uscito. Chi è? Vedo gli occhietti. Sì. Che animaletto è questo? Vedo la boccuccia qui sotto. Ups, ecco, vedete, me lo sono perso. Dove si è finito? È finito qua, ok. Ce l'ho? Ce l'ho. È una tartarughina, credo. È una piccola tartarughina azzurra. Vedo il guscetto qua dietro e la faccina qua davanti. Carina, ok. Mettiamolo qui, dobbiamo pescarne un altro. Allora, trasparente, proviamo qui. Ci sono, credo, 20 personaggini diversi collezionabili, quindi sono tantissimi. Allora, torna dentro. Qui dentro, dove sarà nascosto il nostro amichetto? Forse. No, sono stelline, qui c'è una pallina. Ma questo qui secondo me brillerà al buio. Credo di aver capito. Questa qui secondo me brillerà al buio. Tra un attimo la mettiamo alla prova. L'animaletto qui non è ancora spuntato fuori. Forse voi avrete più fortuna di me. Peschiamo ancora. Chi è? Voglio vedere. Vediamo lui. Vediamo qui dentro se riusciamo a sbirciare chi ci si nasconde. Vedo dei cuoricini. Un sacco di sagomine brillantinate. Poi una sagomina strana, cos'è quella? Ci sono veramente di tutto, c'è qua dentro. Sono dei veri misteri. Dunque, dove si nasconde l'animaletto qua dentro? Credo. Sì, è in questa pallina qui. Ok. E qua dentro, ma chi è? Forse brilla anche al buio, non lo so, un colore strano. Allora, che animaletto sarà? Ci sono tutti i puntini rossi brillantinati. Ha delle orecchie da coniglio, potrebbe essere un coniglietto. Eccolo qui. Sì, è un coniglio. Oh, questo lo vediamo bene, un coniglietto simpatico e forse brilla. No, non credo che brilla al buio. Ed è morbidello. Carini questi animaletti, veramente piccolini. Ecco la novità delle Bubble Ball. Allora, li mettiamo dentro tutte queste bolle. Adesso dobbiamo provare a vedere chi brilla al buio. Allora, conosciamo la prassi, dobbiamo illuminare per bene questi giocattolini e spegnere le luci per vedere come si comportano al buio. Sto cercando di caricarli al massimo,
anche strizzandoli in modo che si carichino anche all'interno. Questo qui, poi questa qua rosa, anche lei, guardate che bello animaletto che è saltato fuori. Carichiamola per bene, anche questo un po' più scuro, voilà, carichiamo, vedete che dentro ci sono dei pezzettini luminosi. Allora, cerchiamo di caricare tutto e adesso via. Prima spegniamo una lampadona grande, via la seconda, è rimasta la mia lucetta speciale e tra un istante la spegneremo. Questa qui brilla d'azzurro, carinissimo, vedete, brilla proprio del colore che aveva prima. Questa è la più luminosa di tutte, questa sembra uscita da un'astronave, luminosissima, bella. Carichiamola ancora perché merita. Sì, carino, bel effetto. Diamo un po' di luce, luminosissima. E poi quest'altra, quella che fa un pochino più i capricci, perché i brillantini dorati coprono la luminosità, ma quando la schiacciamo vediamo che funziona anche lei. Bellissimo, carine queste sferette aliene. Bene, queste sono le nuove collezioni disponibili da Chicaboom, che noi ringraziamo tantissimo per questa ennesima opportunità. Naturalmente potete farci sapere qui sotto quali sono i vostri preferiti, anche se il pubblico dovrebbe dividersi a metà, immagino abbastanza. Naturalmente per quanto mi riguarda si sa che vince sempre chi brilla al buio, quindi alcune di queste Bubble Ball che al buio fanno un effetto veramente spettacolare. In ogni caso noi siamo ansiosi di leggere i vostri commenti qui sotto, cerchiamo sempre di rispondere a tutti, tempo permettendo. Potete cliccare su mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al nostro canale e seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao! Thank you.